Bene, aspettate un secondo che arrivo, perché qui i sistemi di ripresa sono quelli che sono, però quello che conta alla fine non è tanto la forma, ma il contenuto. Allora, oggi, dopo i due video iniziali che feci di presentazione riguardo ai 78 giri, che è la tematica del canale, oggi non parlerò di 78 giri, ma bensì del compact disc. Del compact disc riferito ai CD remaster del passato. Quali sono le edizioni più performanti a livello di ascolto? Perché non tutti i CD sono uguali e non tutti i CD hanno lo stesso suono. C'è chi suoni che suonano bene, quelli che suonano così così e quelli che suonano male. Allora, come orientarsi, insomma? Per chi vuole avere il meglio. Dunque, oggi come oggi, il compact disc è un elemento, non dico che è caduto in disuso, però chiaramente le vendite sono crollate tantissimo negli ultimi anni, vuoi perché è tornato a suscitare interesse il vinile, anche se qui bisogna vedere se non è soltanto una cosa del momento, una moda, diciamo così, ma è un vero e proprio interesse che sta tornando. Infatti vediamo che gli artisti contemporanei stanno buttando fuori i loro album anche in vinile, si stanno ristampando tantissime cose del passato. Anche se ristampa bisogna fare attenzione perché ristampa in vinile non significa ristampa uguale qualità. Dipende sempre da che cosa viene messo in ristampa sul vinile, da dove è presa quella registrazione lì, che remaster è. Questo vabbè è un dettaglio più che vanno a ricercare gli audiofili, però uno, se si porta a casa un disco e dopo lo mette sul piatto e dice insomma, pensavo che suonasse meglio, c'è un motivo. Però questo è un discorso che affronterò un'altra volta perché sono discosto da quello che è l'argomento principale di cui stiamo parlando, ovvero dei compact disc, remaster, quelli più performanti. Allora, oggi come oggi, ma il CD chi lo compra? Secondo me ci sono tre categorie. C'è l'audiofilo che compra solo e esclusivamente alcune tipologie di CD fatte in un certo modo che suonano in un certo modo, poi c'è l'acquirente che è, diciamo, un collezionista che gli piace avere i CD e quindi li compra ancora, perché gli piace collezionare, non è necessariamente un patito d'audio, ma gli piace avere i CD. E poi c'è l'acquirente occasionale che è quello che si fa il giro al centro commerciale, vede lì il CD è 9,90 euro nel cassone, così 8 euro. Cioè, scusate, ah sì, vabbè, apri la porta a casa. Però è un acquisto così, diciamo, più per il far prezzo che poi non di quello che voleva. Ecco, insomma, non è per denigrare una certa categoria, però è un mio punto di vista. Quindi, io sono chiaramente un appassionato di vinili, in primis. Però quando vado a cercare un disco del passato, sostanzialmente tendo sempre a comprarmi il vinile originale dell'epoca. Le ristampe, qualcosina prendo, ma non sempre per il discorso che facevo prima. Devo vedere bene che tipo di ristampa è. Però quando si hanno gusti musicali di cose più particolari, difficili, ricercate, diciamo così, rare, non è sempre semplice portarsi a casa il disco del passato perché i costi sono notevoli. Quindi allora tendo a optare per un'edizione in CD se c'è, che rientra nelle tipologie di cose che piacciono a me. Ma non solo a me, questo è il mio punto di vista, ma anche di molti altri. Dunque, allora, quali sono i compact disc remaster più performanti a livello audio? Allora, ci sono le edizioni a 24 bit, che adesso non entro nel dettaglio di ogni cosa a spiegare perché sennò vi dilungherei troppo. Se uno è interessato va a vedere che cos'è il remaster a 24 bit. Sostanzialmente comunque i 24 bit, adesso spero che si vede perché la luce è quella che è, vediamo un attimino, forse così riusciamo, ok, vagamente a vedersi, perché purtroppo sono qua da solo a riprendere. Questo è un disco rimasterizzato a 24 bit, un disco diffuso, vabbè, Gigamesh,
i dischi remaster a 24 bit hanno la capacità di suonare con un audio decisamente molto più qualitativamente alto. I suoni sono più dettagliati, più cristallini, più rotondeggianti rispetto alle edizioni normali. Se voi li confrontate, vedrete tra l'edizione normale e il 24 bit, vedrete che il suono è molto molto meglio. Poi un'altra cosa che volevo dire, i puristi del vinile sostanzialmente tendono a denigrarlo molto il CD, dicendo che suona freddo, che manca di dinamica, soprattutto che manca di quella calorosità che riesce a trasmettere il vinile, cioè che nel passaggio digitale si vengono a perdere molte cose di dettagli, ecco, diciamo, per spiegarlo in maniera più semplificata possibile. Io riguardo a questa affermazione sono d'accordo al 100% per quanto riguarda i compact disc che venivano masterizzati nella prima metà degli anni 90. Io a volte mi capita di andare ad acquistare dei compact disc, a riascoltare dei CD che compravo da ragazzino nei primi anni 90, e sono lavori veramente fatti veramente male. Non so se sono le prime cose o i sistemi erano quello che erano, ma avendo poi tra l'altro un impianto di audio di fascia piuttosto alta e quindi di avere la possibilità di un ascolto molto radiografante, quando un CD suona bene è un piacere per le orecchie, quando un CD ha delle lacune non è che l'impianto bello te lo va a migliorare, anzi ti mette di più in evidenza quali sono le lacune, ecco, insomma. Ma poi, per come la vedo io, da metà degli anni 90, diciamo più sul finire degli anni 90, le cose sono migliorate molto. I sistemi sono di masterizzazione sono andati a migliorare, tutte le varie procedure e così via. E a mio parere da lì in poi hanno incominciato a uscire sul mercato delle edizioni che non vanno così male, anzi a volte ci sono delle tipologie di compact disc che preferisco ascoltare rispetto al vinile. Può essere un'eresia, una bestemmia per alcuni, però io avendo le due cose, insomma, essendo appassionato di una cosa e dell'altra, faccio un po' uno, un po' l'altro in base a come voglio ascoltare, ecco, insomma. Quindi poi, allora, dopo aver detto del 24 bit, arriviamo nel 2000. Nel 2000 esce una tipologia sul mercato già precedentemente era in fase di sperimentazione in metà degli anni 90, ma poi distribuita di più, adesso non so bene con preciso, dal 2000 in poi, quando Microsoft ne acquisisce i diritti e poi butta fuori di più sul mercato il prodotto, ovvero gli HDCD. Gli HDCD sono dei compact disc che rispetto al CD tradizionale riesce a avere un range dinamico molto più alto e quindi i suoni sono molto più dettagliati, più cristallini, gli strumenti nell'aria acquisiscono un'esatta collocazione, diciamo che sono più arieggiati tra loro, quindi si ha una distinzione migliore del suono, diciamo che è più rotondo, più cristallino, molto ma molto più performante. A me personalmente gli HDCD piacciono tantissimo come suonano. Gli HDCD funzionano su qualsiasi lettore CD, ma per avere la conversione in HDCD occorre un lettore CD abilitato. Se andiamo a inserirlo in un lettore CD non abilitato, che non fa supporto all'HDCD, lo ascoltiamo ugualmente, si ha già una miglioria, ma per averlo in HDCD ci vuole un lettore specifico. Quando noi andiamo a inserirlo dentro in un lettore abilitato, verrà fuori la scritta di fianco in HDCD. Sostanzialmente gli HDCD è scritto un attimino un po' più in piccolo, a volte magari non si capisce. Tipo tempo fa io ho trovato questo disco qui
di Neil Young e i Crazy Horse. E non avevo fatto neanche caso che fosse in HD CD, l'ho preso perché il prezzo era interessante, poi non avevo nulla di Neil Young in live con i Crazy Horse, e poi ho scoperto dopo che era un HD CD. Quindi vabbè, a volte diciamo che questo è stato un acquisto un po' superficiale, non avevo guardato bene, sono stato più attirato dal prezzo che poi non tanto, non dico dall'artista perché vabbè, sapevo che cos'era e lo volevo, però insomma vabbè, ci siamo capiti. Di solito comunque gli HD CD riportano, come per i 24 bit, davanti scrivono. Questo è un po' di qua. Si vede, vediamo. 30° anniversario. 24 bit remaster. Questo è un 24 bit remaster in HD CD. Veramente molto performante. Questo è stato fatto per il 40° dei King Crimson. Questo è un CD che suona veramente, veramente, veramente bene. Boh. Poi, se devo dire che l'HDCD oggi come oggi non so se è un elemento di CompactDisc che è stato un po' abbandonato, forse non esce più niente, perché ad esempio quello che dicevo prima degli Young e Crazy Horse è del 2013, poi forse magari delle cose che ho cercato io non ho trovato più nulla in HDCD, però in questi ultimi anni non so se è uscita ancora qualcosa, forse un sistema che è stato abbandonato, non so se qualcuno sa qualcosa di più, mi fa un favore, se vuol commentare, ecco, dire qualcosa al riguardo. Magari è stato sorpassato e non esce più niente, non lo so, onestamente dovrei verificare. Per come ripeto, quello che ho cercato io negli ultimi tempi non c'era in HDCD. Dopo gli HDCD io sarò fissato, ma non sono solo io che ha questa visione della cosa. Le edizioni remaster della musica del passato più performanti sono i CD giapponesi. Qualcuno magari dirà che dico un'eresia, che sono un altro di quelli fissati con i CD Japan, ma secondo me il CD giapponese ha qualcosa di più rispetto ai CD tradizionali. Ancora che arrivo qua, vabbè, faccio un esempio adesso. Questo è uno degli ultimi acquisti, un gruppo fusion molto interessante, Fly On. E niente, insomma, che cos'hanno questi Japan CD? Che uno dice, ma che miseria, cosa c'ha il Giappone che gli altri non hanno? Allora, io trovo che i Japan CD abbiano nell'insieme quel qualcosina in più. Cioè, è difficile a volte dire qual è il dettaglio che contraddistingue tutti gli altri? Diciamo che è l'insieme di come esce tutto il suono che è più gratificante delle edizioni di altre nazioni. Non lo so. A volte magari può essere anche una fissa che a uno gli viene, ecco. No, io li trovo che suonano meglio. Per come la vedo io, parere personale. Allora, in Giappone l'audiofilia è molto sentita, è molto diffusa. Basti pensare che tra l'altro tra uno dei migliori lettori CD è di costruzione e produzione giapponese, ovvero gli Esoteric, che sono lettori CD che sono sempre stati nel corso degli anni molto premiati. Non so, sarà che i giapponesi, insomma, in certe cose che fanno, in molte cose che fanno, sono molto puntigliosi e precisi, e io per come la vedo io, trovo che le loro edizioni abbiano quel qualcosa in più. Non lo so, voi che ne dite? Allora, ma questi Japan CD in che tipologie escono? Allora, i Japan CD escono in alcune versioni, con 3 o 4, diciamo. Ci sono le più diffuse che mi sembra, adesso non ricordo bene in che anno sono cominciati, stati buttati fuori sul mercato, sono gli SHM CD. Questo è un CD del 2018, un remaster Japan in SHM CD. Aspetta che arrivo lì e ve lo fa vedere. Ok, gli SHM CD Japan, che cos'hanno questi SHM CD di particolare? Gli SHM CD vengono masterizzati su un materiale di policarbonato.
e questo materiale confluisce una miglioria di rappresentazione del bit. Quindi il laser crea meno errori durante la lettura, una qualità, diciamo, è nettamente superiore, cioè, e tra l'altro è stata inventata da GVC e l'Universal Music Japan, qualcosa del genere. Adesso però non ricordo bene l'anno, insomma, vengono masterizzati su questo materiale che è policarbonato, e quando poi il laser va a leggere si ha, diciamo che il laser è facilitato nella lettura, si hanno meno distorsioni insomma, nell'insieme io trovo, li ho paragonati alcune cose a registrazioni che avevo in altri CD remaster, e questi SHM CD, se sono veri SHM CD fatti come si deve, suonano veramente veramente bene, per come la vedo io. Costicchiano un attimino di più, a volte anche tanto di più, però poi chiaramente si può vedere da vari rivenditori, un po' su eBay, eBay, chiamatelo com'è, Discogs anche, si trovano, a volte si riesce a trovare dei venditori giapponesi che te lo mandano ad un prezzo interessante, insomma, se non c'è oggi magari domani, dopodomani, talvolta anche magari qualcosa in asta se riesce a portare a casa a prezzi più contenuti, insomma, costicchiano un attimino di più, però non tantissimo, a volte alcuni veramente ci mangiano sopra e li fanno pagare veramente anche troppo, però quando si cerca una cosa e la si vuole basta metterci un po' di assiduità, nel senso, non c'è oggi, proviamo domani, proviamo dopo, magari c'è quello che vogliamo riuscendo a portare a casa a poco prezzo. Un'altra tipologia di CD che fanno sono i Blues Patch CD. I Blues Patch CD, sempre giapponesi. Dov'è che c'è la scritta? Qui è un casino inquadrare. Vabbè, qui sopra. Blues Patch CD. Che cosa c'hanno di particolare questi Blues Patch CD? I Blues Patch CD sono dei CD che vengono masterizzati più o meno come il Blu-ray, col sistema della lente in Blu-ray, no? Cioè, ovvero la lente blu anziché la classica rossa, però non è un Blu-ray, e anche questo qui porta ad avere questa lente blu, almeno da così di come dicono, porta ad avere una migliore precisione di masterizzazione, e poi dopo confluisce una più dettagliata e facilitata lettura dell'ottica laser quando poi va a leggere il CD. Quindi anche qui il suono migliora, perché il lettore CD, il laser del lettore CD è facilitato nella lettura, quindi è più difficile che si creano errori, distorsioni e così via. Cosa vi posso dire io del Blues Patch CD? Anche questa tipologia di compact disc trovo che sia, non dico più performante delle edizioni normali, però sembrerebbe che qualche cosina in più ce l'abbia. Allora, non lo decanto come l'SHM che ho detto prima, però ha quel qualcosa in più, quel perché in più. Però non ho tantissime edizioni di compact disc in Blues Patch CD da dire no, sì, per come la vedo io suona così. È ancora un elemento, diciamo, da valutare. Mi sembra che i primi Blues Patch CD siano stati messi sul mercato, se non dico una stupidata, nel 2008, quindi 10 anni fa. Ok, dopo, un'altra tipologia di CD Japan che secondo me suonano molto bene, perché io ne ho due, uno è questo qua, l'altro da qualche altra parte, sono i 20K, porca miseria, i 20K2, i 20-bit K2 remaster, scusate, mi incarto su ogni tanto. Questo è un classico disco del rock progressive, Tarkus, che hai messo anche Palmer. Ho questo qua in vinile, ho l'edizione remaster in CD, mentre questa qui che mi sono procurato un po' di tempo fa, questo 20K2 remaster, veramente è un altro pianeta.
molto ma molto più dettagliato e preciso dell'edizione normale. Allora, infine poi lo stadio più alto che noi possiamo avere nel CompaDisc sono i Super Audio CD. I Super Audio CD, anche questo è giapponese, però non è che uno lo deve comprare per forza giapponese. Allora, i Super Audio CD, aspetta che vengo lì a farvelo vedere. Riportano questa scritta S Audio CD, come dicevo, vabbè, questo è giapponese, però non deve essere per forza giapponese. Il Super Audio CD è lo stadio massimo che si possa avere in un CompaDisc. Occorre un lettore CD specifico. Mi sa che dobbiamo un goccio d'acqua, perché se no con questa tosse qua non vado avanti. Scusate. Porca miseria. Mi freddi d'autunno, dopo non ne paga le conseguenze. Dicevo, i Super Audio CD sono dei CompaDisc che escono esclusivamente per il mercato audiofilo. Costano veramente un'esagerazione. Io questo qui me lo sono preso per curiosità ed è l'unico che ho, perché sono riuscito a portarlo a casa con le spese di spedizione a 30 euro. Ma un Super Audio CD dei Pink Floyd o di qualsiasi altra cosa, siamo intorno alle 50-55 euro. Un cofanetto di classica, di lirica o di jazz, perché prevalentemente esce solo materiale di quel tipo lì, cioè jazz, classica e lirica, perché appunto è una tipologia di CD solo esclusivamente per audiofili. Ma un cofanetto di 3-4 CD ci vogliono 250-300 euro, anche di più, ho visto, cioè ne vale la pena. Se uno c'ha soldi da spendere, se ha le possibilità, gli piace la cosa, ben venga, ma secondo me è un'esagerazione. Allora, per come la vedo io, del suono dell'SACD, io avendo fatto soltanto una prova, posso dire che onestamente mi aspettavo qualcosina di più. I suoni erano veramente una favola. Cioè, sono tutti collocati gli strumenti con una precisione, cioè la scena del palco è ricreata veramente veramente bene, e anche i dettagli musicali sono una cosa veramente notevole, però mi aspettavo forse qualcosina di più, almeno da questo qua che ho io. Poi, avendone provato uno solo, non posso esprimere giudizio, trovo che comunque sia una cosa un po' troppo costosa, cioè non so se regge la storia della qualità prezzo, ecco, non so, forse è una cosa un po' troppo così. Tra l'altro avevo letto che forse anche gli SACD, i Super Audio CD, sono una cosa che a livello di mercato mi sembra che sia stata abbandonata, perché insomma i costi e la cosa non è che abbia suscitato così tantissimo interesse, almeno questo è quello che ho letto. Poi se qualcuno ne sa qualcosa di più di quello che ho detto io, vi faccio sapere. Insomma, ho fatto anche questo video per avere riscontro chiaramente da chi ne sa più di me a riguardo, insomma, e anche per informare chi invece non ne sa più di tanto, così più semplicità possibile. Dunque, in conclusione di tutto quello che ho detto, adesso non è che uno per avere un'edizione performante a livello audio di andare per forza a comprarsi un CD giapponese, cioè, anche se per come la vedo io sono quelli che trovo che siano più performanti, intendo CD giapponesi, il discorso ruota sempre al discorso di CD remaster degli album del passato. Tempo fa, cioè io penso che un CD per suonare bene dipende tanto da quello che fa la troupe, quelli che, insomma, che ci sono dietro, che fanno i lavori di remaster, con quanta capacità, cura, tecnica e procedimenti che procedimenti utilizzano per fare il tutto, insomma. E quello è la cosa. Più uno ha capacità, cura e tecnica, più il risultato finale sarà di livello, ecco. Io tempo fa ero a una
a una fiera del disco e arrivai a un banchetto dove venivano esposti soltanto, quasi esclusivamente, dei CD Japan. C'era un signore sulla cinquantina che parlava con l'espositore e lui sosteneva che i CD Japan erano soltanto una trovata di mercato, che poi nell'insieme era soltanto un oggetto, come per dire, un elemento di vezzo, cioè come qua da noi a Milano direbbero quei balabiotti, io c'ho qua il Japan, capito? Mica il CD così. Insomma, per farvi, avete capito cosa voglio intendere, cioè sono un elemento, diciamo, più estetico che non di contenuto. Lui sosteneva che i CD giapponesi sembra che suonino meglio perché sono registrati, diciamo, con dei livelli più alti, quindi il suono sembra più, come posso dire, che esca più, più forte, ecco, rispetto agli altri compact disc, e che tendano a tenere molto più in evidenza, schiarendo i medio alti, quindi ti sembra che il suono sia più pulito, più preciso, più cristallino. Ma invece, se uno va a mettere dentro un CD non Japan ma un remaster normale e ci gioca su con l'equalizzazione, riesce ad avere la stessa sonorità che tira fuori il Japan. Questo era quello che sosteneva questo signore di fianco a me. Allora, io su questa affermazione non sono d'accordo, poi che magari c'ho la fissa ancora, come dicevo prima, dei CD Japan, però non la cestino, perché comunque è un'osservazione non da poco. E quindi in conclusione io lascio sentenza a voi, insomma, che passerete a vedere il video. Cosa ne pensate riguardo dei CD Japan? Siete d'accordo col sottoscritto che suonino meglio o che, come dicevano questo signore, siano una trovata di mercato e poi sostanzialmente una trovata di mercato, come posso dire, non, magari non è il termine esatto, insomma, che sia soltanto un'illusione il fatto che sia una qualità più alta, ma poi alla fin fine non cambia assolutamente nulla. Insomma, ognuno ha i suoi punti di vista, insomma, nelle cose, cioè, e quindi in ogni passione, in ogni cosa, quello che può essere il meglio per alcuni, per altri invece può essere totalmente sbagliato, addirittura risultare obsoleto. Insomma, il mondo è bello perché vario. Io dico che il mondo non è bello perché vario, ma perché offre delle varianti. Alla prossima, e fatemi sapere la vostra.